Signori, secondo appuntamento della giornata. Non avrei mai pensato di ritrovarmi qui a fare un altro video oltre a quello degli attaccanti che è uscito a mezzogiorno, che tra l'altro vi devo ringraziare perché è andato una bomba e vi invito ad andarlo a vedere perché ci sono tanti spunti di mercato anche lì e poi sono uscite una marea, un mucchio di notizie di calciomercato che dobbiamo commentare nuovamente. Tante di queste le avrete lette su OneFootball, il link per scaricare OneFootball è come sempre qui sotto in descrizione. L'applicazione è completamente gratis e vi accompagna. Io ero lì tranquillo che aspettavo di fare la mia risonanza magnetica al ginocchio e ho visto che c'erano un sacco di argomenti di cui parlare. Mi stavo già preparando il video nella testa mentre aspettavo in sala d'attesa. Un mi piace al video come sempre e ovviamente ci possiamo collegare anche al video degli attaccanti, ma ci possiamo collegare anche a un video che è uscito prima di Venezia Juventus, e cioè l'indagine Suarez è ufficialmente chiusa, la Juventus non è interessata, non può essere coinvolta nell'indagine poiché non è stato trovato niente. Vi lascio il link per quel video che avevo già caricato preventivamente, sempre qui sopra nelle schede. Grazie per il supporto. Prima notizia della giornata: Jorge Antun è a Torino. Non è a Torino per trattare, discutere, no, di Dybala, è a Torino per chiudere ufficialmente la trattativa che legherà Paolo Dybala fino al 2026 alla Juventus. Stipendio inizialmente di 8 milioni fissi, più 2 di bonus, che potrebbero essere raggiunti per squadra e a livello individuale, e poi più si andrà avanti nel tempo, più questa parte bonus andrà a diventare una parte fissa. Quindi Dybala inizialmente avrà leggermente un aumento rispetto ai suoi 7 milioni e mezzo di euro, leggermente perché andrà a 8, ma avrà la possibilità di sbloccare 2 ulteriori milioni di bonus nei primi anni, probabilmente nei primi 2-3 anni di contratto, per poi diventare fissi intorno ai 10. Che cosa ne penso? Ma lo sapete, il segreto di Pulcinella, hanno già parlato una marea di volte. Io credo che sia doveroso da parte della Juventus rinnovare il contratto di Paolo Dybala, perché perderlo a zero sarebbe un danno economico e un danno tecnico. Sempre nel video degli attaccanti vi mostravo i numeri di Dybala generali fino ad oggi alla Juventus, i numeri di Dybala di questa stagione specifica alla Juventus, e vi facevo vedere come in realtà fossero molto 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 positivi. L'unico dubbio, ovviamente l'unica perplessità, è legata al fatto che 2026 forse è così tanto avanti nel tempo da restituirci un Dybala di 33-34 anni alla scadenza, al suo ultimo anno di contratto, e gli infortuni che lo stanno falcidiando da qualche stagione a questa parte, diciamo dalla seconda parte, dal finale di stagione con Sarri ad oggi, Dybala non è riuscito a trovare continuità di rendimento. Forse quel famoso infortunio con Lione, dove era rientrato in fretta per riuscire a essere protagonista della rimonta che voleva fare la Juventus, che voleva fare Sarri. Poi Dybala entra e esce in lacrime piangendo allo stadium, dove poi usciremo dalla Champions se Sarri saluterà la Juventus. Forse quello è stato veramente il punto di non ritorno per Dybala. Dopo l'anno scorso non c'è praticamente mai stato. Quest'anno si è ripreso la squadra sulle spalle. I numeri dicono che è il miglior giocatore della Juventus di gran lunga rispetto a quegli altri, però non ci salta fuori col fisico. E quindi la domanda sorge spontanea: 10 milioni complessivi di bonus sono tanti come stipendio per Paolo Dybala? La risposta qualunquista, forse un po' populista per quanto mi riguarda, è che nessun giocatore al mondo vale 10 milioni di euro all'anno. Se pensiamo che Ronaldo ne guadagnava 31 da noi, ci rendiamo conto del dislivello incredibile che c'era da passare da Ronaldo a Dybala. È ovvio che anche i numeri confermano questo, sempre nel video degli attaccanti questa cosa viene confermata ulteriormente. Nel mondo di oggi, nel calcio di oggi, purtroppo questi stipendi sono la base di tutto, e basti guardare un attimo la lista ingaggi della Juventus: 8 milioni d'Elite, 7, 8, 9 milioni Allegri, 6, 7 milioni Alessandro, 6, 7 milioni Szczęsny, 7, 7 e mezzo Ramsey Rabiot. Sono tutti giocatori che guadagnano tanti soldi, che non sono assolutamente proporzionati ai risultati che stiamo ottenendo oggi. Quindi qua c'è poco da discutere, ma anche a scendere, magari 5 di Bonucci, 5 di Cuadrado, sono stipendi che ad oggi la Juventus, secondo me, non dovrebbe garantire ai calciatori, vista la posizione in classifica. È ovvio che tu non puoi ragionare solo così, e quindi devi fare anche un discorso più lungimirante. Se vuoi mantenere certi giocatori, devi dargli quello che gli spettano, perché semplicemente dalle altre parti glielo danno.
Io capisco quelli che mi dicono, io Dybala avrei rinnovato ma a meno. Probabilmente Dybala a meno non sarebbe rimasto la Juve. E poi qua si apre un altro discorso legato al quanto Dybala tiene la Juventus, quanto vuole essere un simbolo. Ma anche questo è un discorso populista, qualunquista, perché poi andare a fare i conti in tasca ai calciatori secondo me è sempre sbagliato, perché per quanto gli stipendi siano altissimi, irraggiungibili per noi comuni mortali, comunque sono affaracci loro, fa parte del loro lavoro, quindi secondo me sì, gli ingaggi sono elevati, l'ingaggio che fa firmare Dybala è per così tanti anni di contratto e con la condizione atletica, fisica, legata agli infortuni adesso, è effettivamente esagerato. Dall'altra parte, ribadisco, senza Dybala là davanti non ce n'è, e l'abbiamo visto quando è uscito col Venezia, l'abbiamo visto nel secondo tempo col Malmo, l'abbiamo visto in tante occasioni, ne ho già parlato tante volte, ho portato dei numeri, perché un conto è la mia opinione, un conto è portarvi dei numeri, andatevi a recuperare i video precedenti, Dybala è indispensabile in questa Juve, però sì, capisco che qualcuno possa dire, però insomma, gli stia andando tanto. L'altra notizia invece riguarda Arthur, perché ufficialmente, anzi ufficiosamente, Federico Pastorello ne ha parlato e ha detto: Arthur vorrebbe giocare di più, e se questo non può essere possibile alla Juventus, allora si muoverà di conseguenza e cercherà un'altra possibilità a gennaio. Arthur, bisogna fare un passo indietro, perché il mio rapporto con Arthur è di odio-amore. Nel senso che quando la prima volta andiamo a trattare Arthur col Barcellona, a me sembrava quasi più un Pjanić ci vuole per forza il Barcellona, allora la Juve dice se tu vuoi andare lì, però loro devono mettere sul piatto Arthur, perché il Barcellona ci aveva proposto altri nomi che non erano interessanti. E quindi noi siamo andati dritti su quello lì, ma Arthur continua a ribadire io voglio rimanere al Barcellona, non mi interessa di andare alla Juventus, voglio rimanere al Barcellona. E già lì un giocatore che non vuol venire alla Juventus, con tutto il rispetto, può essere chi vuole, ma se non vuol venire alla Juventus è giusto che non venga alla Juventus, perché devi venire alla Juventus se sei attirato dal progetto, se sei voglioso di vestire una casacca con anni e anni di storia gloriosa. Per questo mi ero innamorato subito di Locatelli quest'estate, una trattativa lunghissima e estenuante che si concretizza solo perché il giocatore punta i piedi e dice oh ragazzi, voglio andare a giocare alla Juventus. Poi il rendimento in campo di Locatelli per fortuna è anche di livello, e quindi benvengano i Locatelli anche in futuro, benvengano i Locatelli. Quindi giocatori che partono con l'idea di dire sì, però sai, non lo so, non sono convinto, faccio fatica da tifoso ad amarli a priori, a prescindere. E con Arthur è iniziata così. Poi qualche dubbio legato alla valutazione, perché è vero che c'è stato questo discorso delle plusvalenze, che adesso si indagherà, che Suarez abbiamo messo da parte, quindi adesso, signori miei, bisogna puntare forte sulle plusvalenze, sulla carta Ronaldo, perché se no sappiamo come funziona. Però qualche dubbio legato al costo a bilancio ce l'avevo. Io mi ricordo che abbiamo fatto una live con Kinoshi, col Pogobbo, Romeo, Agresti, e all'epoca, stiamo parlando di marzo, aprile, giù di lì, maggio forse del 2020, dove c'era ancora Sarri in panchina. Infatti Arthur, c'è questo filologico, no, che unisce Arthur e Sarri, poi ci arriveremo. In quel momento Sarri era l'allenatore della Juventus, poi che la Juventus avesse già deciso di cambiare oppure no, io credo di no, perché ribadisco, abbiamo iniziato a marzo-aprile la trattativa Pjanic-Barcellona-Arthur-Juventus, quindi direi di no. Però mi ricordo di aver detto, attenzione, va bene, un classe 96, quindi all'epoca 23 anni, una roba del genere, però ragazzi, se poi si rivela un flop, diventa difficile da vendere. E la debolezza di valutare così tanto i giocatori all'interno delle operazioni di mercato con delle valutazioni gonfiate è proprio questo. Conto se ti vanno bene, te lo tieni, sei contento, come è stato con Pellegrini e Spinazzola, per farvi un esempio pratico al giorno d'oggi. Un conto è come in questo caso Arthur, che arriva, non c'è più Sarri, c'è Pirlo, e con Pirlo l'anno scorso mi ha conquistato Arthur. Ragazzi, che vi devo dire? Era l'unico giocatore in grado di dare un po' di ordine a centrocampo, geometria, tranquillità, possesso del pallone. È un giocatore che perde dei tempi di gioco? Assolutamente sì. È punito nel passaggio? Assolutamente sì. È bravo a giocare sul lungo? Assolutamente no. È bravo a giocare sul corto? Assolutamente sì. È quel giocatore lì. Bene, prenderlo o lasciare, ma ribadisco, è un classe 96, quindi sicuramente non è un giocatore vecchio. L'anno scorso, con Bentancur al suo fianco e McKennie che faceva quell'incursore dall'altra parte, oh ragazzi, che vi devo dire, a me aveva conquistato, a me era piaciuto, mi stava, secondo me è stato anche il miglior momento della Juve di Pirlo, quando Arthur era in forma, poi quel brutto scontro con Romero,
ce l'ha praticamente tolto, perché poi Arthur è sì stato disponibile, ma ha sempre giocato l'infortunato, quindi non riusciva a rendere al meglio, finché non si è deciso di concludere la stagione tenendolo da parte. E poi, iniziata questa stagione, i tempi erano maturi per l'operazione, quindi calcificazione ossea rimossa. Tra l'altro Arthur sui suoi social aveva postato anche la foto di quello che gli è stato tolto dal ginocchio. Ragazzi, c'era una terza rotula, eh? Arthur aveva tre rotule, una gli hanno tolta, è una roba incredibile, anche disgustosa per quanto mi riguarda, ma questa opinione puramente personale, non di, di grandissimo gusto postare quella foto. E ad oggi Arthur ha giocato veramente poco, perché in questo momento, l'abbiamo capito, Allegri lo vede come il backup di Locatelli, ma Locatelli nel frattempo, lo stavano dicendo prima, è diventato l'insostituibile della Juventus. E io ho sempre pensato, per ragioni legate anche alla gestione atletica del ragazzo, che essendo tornato dall'infortunio, saltato la preparazione, magari poi torna, e invece non è proprio visto, non è proprio visto da Allegri. E questo mi sorprende, perché personalmente ho sempre pensato che Arthur potesse comunque essere un giocatore valido per Allegri, perché Allegri predilige i giocatori tecnici, ad Allegri piace tantissimo il giocatore che sa gestire la palla e che sa pensare anche senza il discorso legato a tante chiavi tattiche, ma che sa pensare, che può essere in campo e può capire di per sé qual è la giocata giusta da fare. Invece, o magari è davvero legato al discorso fisico, non lo vede in forma, ma Arthur molto probabilmente lascerà la Juve a gennaio. Ramsey quasi sicuramente, e molto probabilmente anche Arthur. Torno a parlare di Romeo, si è sbilanciato, ha detto Ramsey parte al 100%, Arthur parte al 70%. È vero che Romeo non ha la verità assoluta, però è un giornalista che tutte le volte che si è sbilanciato, bene o male, ci ha preso, quindi aspettiamoci una se non due uscite nel centrocampo della Juventus. Si sta parlando di questa pista legata alla Lazio, con Luis Alberto che potrebbe arrivare alla Juve proprio perché Sarri è interessato ad Arthur. Però, ribadisco, la valutazione altissima di Arthur ti impedisce di venderlo. Quindi, per forza di cose, se ci sarà eventualmente questo scambio, sarà davvero uno scambio di prestiti. E anche qua stiamo cedendo un classe 96 per un classe 92, perché Luis Alberto ha la mia età. Quindi, classe 92, ragazzi, io bene che sembro così bello giovane ai tante, però inizio ad andare verso i 30 anni. Quindi anche Luis Alberto sta seguendo la mia stessa linea, anche se lui è meno bello giovane ai tante, io ovviamente sicuramente di più. Però iniziamo a invecchiare, i segni del tempo compaiono anche sulle nostre belle faccine. È vero che Luis Alberto è un giocatore che, io lo dico da tanto tempo, a Juventus sarebbe un titolare inamovibile. Ora, dove lo piazzereste nel 4-2-3-1? Nel ruolo di Dybala. Qua non si scappa, perché è davanti alla difesa sicuramente non ci può giocare, prima punta non ci può giocare, esterno non ci può giocare, quindi o lo fai fare la mezzala nel 4-3-3 o lo metti trequartista nel 4-2-3-1. Quindi un posto dove puoi ritagliare sì, però poi dove metti Dybala? E se stavamo parlando prima di Dybala che rinnova queste cifre, che senso ha fare uno scambio per prendere un giocatore che sarebbe fondamentale, perché è un altro giocatore che ti manca, un giocatore che a centrocampo ti può dare la verticalizzazione, ti può dare la giocata tecnica, ti può fare la magia, ti porta dei piazzati, è bravo a calciare le punizioni, è bravo a calciare i calci d'angolo, ha un buonissimo tiro dalla distanza, quindi tutte cose che ti servono, porta gol dal centrocampo, cosa che ormai è una vita che non vediamo. Quindi Luis Alberto è un giocatore interessante, non più giovanissimo, ma che in uno scambio di prestiti potrei accettare, specialmente in un momento in cui Arthur, che ribadisco, a me è un giocatore che piace, siamo partiti male, non voleva venire a Juve, ma nel frattempo, vedendolo in campo, mi era piaciuto. Ma se l'allenatore non lo vede, se la Juventus è interessata ad arrivare a qualcun altro, allora capisco, perché l'allenatore è Allegri, non sono io farei giocare, ragazzi, che vi devo dire? Allegri no, avrà i suoi buoni motivi, vedendo anche la stagione della Juventus, se proprio non viene preso in considerazione, mi viene da dire, oh, allora si vede che l'allenamento non rende quello che deve rendere, non ha ritmo partita, perché poi si tratta di quello, un conto essere allenato, un conto se non c'è ritmo partita. Se la Lazio è interessata, Luis Alberto è una pedina che accetto volentieri, preferirei Milinkovic-Savic, ma adesso non è che possiamo pretendere troppo, anche perché molto banalmente ve lo dico, non ci credo nemmeno troppo a questa cosa di Luis Alberto, anzi sarei veramente molto contento di arrivare a Luis Alberto a gennaio. Immagino un momento in cui escono Ramsey e Arthur, entrano Luis Alberto e un centravanti, poi magari esce anche qualcun altro dalla Juventus, ora non so chi potrà uscire, oggi abbiamo parlato dei centravanti. Secondo me il solo centravanti non ti garantisce nulla, hai bisogno anche di qualcos'altro. Luis Alberto potrebbe essere il qualcos'altro per concludere la stagione.
e poi valutare se tenere Luis Alberto, intanto la Lazio valuta se tenere Arthur, e magari anche qui ci si aggiusta il bilancio, perché ormai in Italia lo sappiamo, in Italia in realtà, dappertutto, è così dappertutto, e si valuta fra 6 mesi, però è un rimandare il problema, perché poi magari Arthur arriva a Roma, Sarri lo vede, gli piace, ma il ritmo della partita non c'è, non gioca mai, te lo rispediscono. Ancora una volta sottolineo, secondo me Luis Alberto alla Juventus in scambio, in prestito a gennaio, non viene, cioè la vedo proprio assurda come cosa. È anche vero che già all'inizio dell'anno Luis Alberto non si era presentato al ritiro, e lì la Lazio si era un po' indispettita, magari hanno fatto un patto, arriviamo a gennaio, poi ti faccio andare dove ti pare. A noi Luis Alberto servirebbe un sacco, però ancora una volta, allora il 4-2-3-1, o giochi con Dybala centravanti, però Dybala non è un centravanti, o devi passare al 4-3-3, allora poi dove ficchi Dybala? Largo a destra, con un centravanti in mezzo e Chiesa a sinistra? È un'opzione. Tanto prendilo, Luis Alberto, che sicuramente male non ti fa. Ti ritroveresti con Locatelli, McKennie, Rabiot, Bentancur, Luis Alberto ed eventualmente Miretti, aggregato dall'Under 23, che comunque ha già esordito anche in Champions League l'altro giorno, ha fatto gol con i ragazzini della Juventus. E poi l'anno prossimo, comunque non dimentichiamoci che hai Ranocchi e Fagioli che ti tornano su dopo un anno di Serie B. Speriamo che uno dei due sia pronto, tra l'altro leggo che stanno facendo veramente molto bene, quindi speriamo che ci possa essere qualcuno da ingaggiare pure lì. Arthur fuori dalla Juve, a questo punto vi dico di sì, se i giornalisti dicono così, se la gente dice così, l'allenatore non lo vede, non avrei mai pensato di potervelo dire, però Arthur probabilmente uscirà dalla Juventus a gennaio. Per me è una sorpresa, lo dico, per me è una sorpresa. Però, a quanto pare andiamo verso questa cosa qua. Terza notizia di mercato, ieri sera Pavel Nedved e Mino Raiola sono stati avvistati in una trattoria torinese mentre consumavano una cena dolce loro due tutti soli soletti. Cosa significa questo? Nulla, perché significa tutto e nulla, però sapete com'è, la Juventus ha diversi giocatori della scuderia di Raiola, c'è Ken che è arrivato quest'estate, che anche qui forse un po' troppa fretta, però capisco, era il 28 di agosto, però su Ken secondo me c'è stato un po' troppa fretta. Luca Pellegrini, che anche lì magari è stato una, allora, in lista Champions, ce lo buttiamo oppure no? Spoiler, dobbiamo buttarcelo, perché se no siamo rovinati. E c'è anche, ovviamente, Matthijs de Ligt, che è il grande nome. Quindi non vorrei che fosse stata una chiacchierata del tipo «Ehi Pavel, siete sesti, de Ligt non rimane senza Champions, e poi forse anche con la Champions. Quindi datevi una mossa, eh?» Non dimentichiamoci Yattaren, che la Juventus dovrà trovare una sistemazione, dovrà trovare un modo per, poi anche qui si sta parlando di Attar anche comunque con Raiola, non è che vada proprio d'accordo, però ce l'ha portato lui, qualche mese fa, non è che... E quindi potrebbe essere stato un discorso legato soltanto ai giocatori che sono già della Juventus e dare un'occhiata in giro a quello che potrebbe accadere. Però mai dire mai, perché potrebbero essere anche giocatori che potrebbero essere interessanti per la Juventus un domani, ed è ovvio che la Juventus, anche quello più negativo, un pensiero, non dico che ci creda, ma un pensiero al fatto che tra 15 giorni, 16 giorni, 17 giorni, Paul Pogba potrà firmare gratis per qualsiasi squadra, davvero, non dico crederci, perché anche qui, come Luis Alberto, non ci credo, ma averci sol pensato che il neurone abbia effettuato la sinapsi con un altro sfiorandosi legato al nome di Paul Pogba, non ci credo. Quello l'avete fatto tutti, siete delle cattive persone se dite di no, non vi credo. Come non credo che possa effettivamente accadere, non ci credo che nessuno l'abbia pensato. Poi magari è così e io sto solamente sprecando fiato. Quindi ragazzi, questo è tre notizie di calciomercato in questo video. Giocatori in uscita: Ramsey molto probabilmente, Arthur anche lui un po' meno probabilmente, ma molto probabilmente. Giocatori in entrata, gli attaccanti, trovate il video qui sopra nelle schede. Luis Alberto, punto di domanda. E Raiola che vuole? È venuto solo a scroccare un pasto alla Juventus, non ce l'ha da mangiare a casa sua? Penso di sì, perché anche qua parlavamo prima di stipendi incredibili. Penso che Mino Raiola si possa permettere tranquillamente di pranzare anche a casa sua senza dover scroccare la Pavel Nedved. Vi ringrazio come al solito per il supporto, un mi piace a questo video e noi ci vediamo nella giornata di domani con una chiacchierata con sorpresa. Ci vediamo domani.